Amici di Sport Legnano, bentornati al Focol Quiz. Siamo con Chiara Lenna. Chiara, chiudi il girone, sei contenta? Ciao, se passi tutti. Il turno poi. Contentissima. Salti di gioia. Tutto in alto. Allora, 5 domande prima della seduta tattica. Partiamo da James Bond. Conosci, hai visto qualche film? Poco, non okay. Mi piace particolarmente. Neanche a me. Qual è il cocktail preferito da James Bond? Manhattan. Forse. No, è sicuramente appassionato. Cosa col whisky sarà? Martini. Martini okay. Dry, probabilmente. Martini Dry. Allora, domanda abbastanza facile, come quella di Vasco. Due canzoni di Madonna. Oh miseria. Sai che io non sono brava con i titoli, quindi... Vasco me l'hai sfangato in due secondi. No, non niente. Mi vengono. No, aiutami. Tipo Frozen? Te la ricordi? No. Perché eri troppo giovane. Giusto. Questo è il problema. Ok, vai, lascia sta Madonna. Troppo male. Independence Day l'avevi visto? Sì. Alieni che devastano Washington. Sì. Sai, il regista, ti aiuto, è lo stesso di The Day After Tomorrow e 2012. No, non mi aiuti. Anzi, che non mi ricordo mai i nomi. Anzi, mi confondi le idee. Esatto. Adesso non mi ricordo neanche più come mi chiami. Difficili le domande di oggi. Allora, ci sono le ultime due che sono domande non di conoscenza, ma di logica, diciamo. Anagramma di Serbia. Serbia. Un ex calciatore. Baresi. Baresi. Grande. Baresi. E l'ultima domanda. Una rima con la parola accappatoio. Accappatoio. Mattatoio. È proprio quella che avevo pensato io. A parte che forse è l'unico. Perché non ci sono tante parole che finiscono in noi. Esattamente. Allora, 6-2. A questo punto passi il turno. Se Ilaria Simonetta fa un punteggio più basso, sei prima. Altrimenti poi bisogna andare a vedere dei complicati criteri che controllerà Alberto, perché io sono una capra e ste robe. Va okay. Bene, va bene. Confido in te Alberto allora, in ogni caso. Per buttarmi fuori, dici tu. Grazie Chiara, buona grazie seduta tattica. Grazie a voi. Ciao. Amici di Sport Legnano, si completa il girone di Chiara che abbiamo fatto pochi minuti fa con Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao a tutti. Allora, Chiara ha detto che le domande erano difficili. Me l'ha detto. E queste 5 sono modellate più o meno sulla stessa difficoltà. Ha fatto 2, per arrivare prima devi fare 3. Se non ci ammazzano prima. Esatto. Allora, parliamo di cocktail. Qual è il cocktail preferito di Brian Griffin, il cane parlante dei Griffin? Dice sempre, dove devo attaccare? A quale gamba mi devo attaccare per avere un... Un gin tonic. Martini. Vai così. Allora, due canzoni, questa è abbastanza gestibile. Due canzoni di Robbie Williams. Non era così gestibile. No, Robbie Williams non è neanche quello che ha fatto una canzone natalizia, no, non è lui. Due album. Ah no, allora no, non è proprio... No, non le so. Ok, tipo Angels, Phil... Okay. Mai sentite? Ok. Allora, il regista di... L'avevi visto Godzilla con lo scimmione che va a distruggere la città? No, zero. Ok, è lo stesso regista di Independence Day, 2012, The Day After Tomorrow, catastrofista. Zero. Ok, Roland Emmerich. Mai sentito neanche. Allora, anche Chiara a questo punto era ancora a zero, poi ha fatto 2 sulle ultime 2, che sono simili. Anagramma di Islanda, è un oggetto, al plurale. Islanda. Ti aiuto, sa? Sa? Sa, prova. Sa... Salida, no. Sandali. Sandali. Non era facilissimo. No, non ci sarei mai arrivata, penso. E l'ultima domanda, una rima con la parola prosciutto. Prosciutto. Prosciutto.
Brutto. Esattamente. E fai uno, sei seconda, però probabilmente potrebbe essere la miglior seconda, Ilaria. Quindi ci rivediamo ai quarti di finale, probabile. Va bene. Vediamo cosa succede con gli altri. Ilaria. È vero, la miglior seconda incontra l'altra Ilaria. Oh mamma, quindi è più difficile. Esatto, perché lei vuole vincere. No. È competitivissimissima. Aiuto. Va bene, ti lasciamo alla seduta tattica del giovedì sera. Ciao Ilaria, grazie mille. Grazie, ciao.